Per Facebook, ultima frontiera di internet, la comunità online contagia perfino gli esperti della comunicazione che adesso analizzano il fenomeno. Ne parlano davvero tutti, l'ultima frontiera del web si chiama Facebook, una community, una comunità virtuale in cui trovare o mantenere rapporti con persone che già si conoscono magari, eppure un'occasione per mettere il naso nei fatti degli altri. Cerchiamo di saperne di più da Morena Trolese. Prima c'era il carteggio con tanto di celalacca e l'ambasciatore che non portava pena. Poi da internet sbucò il postino che iniziò a recapitare email. Ora dalla piattaforma web sbarca l'era di Facebook. A indagare scena e retroscena del fenomeno comunicativo del momento sono gli esperti che hanno da poco pubblicato un libro anche su questo tema. Facebook è una bella palestra, io ho cominciato a utilizzarla proprio anche in seguito al libro, così come ho fatto un mio sito dopo aver fatto il libro, proprio per passare dalla teoria alla pratica e cominciare a capire un attimo quali sono i meccanismi nuovi della comunicazione. Ecco, un network non solo per giovani ma anche per meno giovani, insomma per tutti. Certo, sì, ci sono fasce di età diverse, l'importante è avere la curiosità, ecco, secondo me la cosa importante è proprio questa, la curiosità e anche il desiderio di trovare delle persone che non si conoscono e che quindi possono dare degli stimoli diversi rispetto a quelli che si possono avere dalla televisione, dal quotidiano, dal settimanale. Sì, Facebook è un po' il nuovo Google, nel senso che prima internet era semplicemente una grossa biblioteca, si cercava l'informazione. Adesso, oltre all'informazione che ci dà Google, si cercano le persone, per cui Facebook e i nuovi Google che saranno sempre più simili a Facebook. Informare però anche comunicare. Facebook è una community vera e propria, in che senso? Beh, Facebook, diciamo, quelli che hanno creato Facebook sono stati molto intelligenti perché hanno capito che essenzialmente non conta l'informazione, non conta quello che c'è, ma conta semplicemente scambiarsi qualsiasi cosa. L'importante è lo scambio, per cui la rete, le connessioni. Hanno capito questo fatto e hanno creato un sistema che funziona benissimo, perché su Facebook alla fine non si fa quasi nulla se non semplicemente aumentare la propria rete. E quanta vita daremo a Facebook, visto che è partito dall'America, passando per l'Australia e l'Inghilterra, ed è arrivato infine anche in Italia? Beh, lunga vita a Facebook. Facebook ha un successo clamoroso. Prima era solo una nicchia, diciamo, di giovani. Adesso si sta espandendo clamorosamente. Deve avere successo perché essenzialmente la gente, alla fine, ha bisogno di socialità. Facebook è insomma un po' come una piazza moderna, in cui passato e presente si mischiano. Una piazza dove bere un caffè virtuale, ritrovando compagni di scuola, vecchi amici e anche stuzzicando con frecciatine i colleghi.